Buongiorno a tutti, anzi buon Natale, perché poi noi chiudiamo dal 31 dicembre fino al 15 gennaio, faremo questa chiusura invernale. Beh, quindi io vogliamo andare in Giappone a trovare mio padre. Quindi già abbiamo 15 giorni di tempo per pensarci che macchina porto, che tipo di fotografia faccio di mio padre o magari del paesaggio o del reportaggio, cioè street, cioè quello che è. Allora, logicamente, secondo il progetto, comincio a pensare che macchina fotografica porto, poi alla fine questa, quell'altra vanno bene ugualmente, no? Però la gioia è pensare il progetto e una cosa, cioè obiettivo o attrezzatura adatta per realizzare quello, è molto interessante. Poi, partecipando alla serata di Gabriele Lopez, che è l'altro ieri, abbiamo fatto, che è veramente coinvolgente come anche fotografia, espressione di emotività, espressione come un diario, no? Che tu scrivi, cioè con la sincerità, con onestà, la parte gioia, fobia o del tormento, cioè tutto, cioè comunque scrivi il tuo sentimento con la fotografia. Immagine deve contenere, cioè diciamo, una occasione per scrivere, esprimere il sentimento, no? Allora, sicuramente porterò una macchina fotografica per, ad esempio, il ritratto di mio padre, 91 anni, e quindi è lì, cioè, sto pensando o una Leica o Nikon o Rolla e va bene, ok. A parte ciò, quello che ci ho pensato, una macchinetta piccola da portare. Avevamo parlato questo Olympus, perché grande, Maitani, che avevamo parlato, no? Cioè appena, cioè della Olympus Penna, quella prima serie, quello abbiamo parlato, e io ho anche questo qui, Olympus 35 SP. Questa macchina è veramente fantastica, perché un obiettivo 42 mm f1.7, cioè è un obiettivo veramente eccezionale, veramente molto bella, molto bella. Però in realtà quello che volevo far vedere era questa. Recentemente ho acquistato da Nyodo Camera Olympus Penna W. Questa è una macchina fotografica che questo W significa Watanabe, no, non è vero, wide. Monta un obiettivo 25 mm f2.8. 25 mm e sul, però il half frame 18x24 equivale a 35 mm. Perché? Allora, Olympus Penna esiste diversi obiettivi, però questo è anche, c'è 30 mm, anche 35 mm, quindi 50 mm, 42 mm, ma finalmente nel 64 fece questa macchina Olympus Penna W, Pen Wide, che costava 10.000 yen, che equivalente a oggi sarà 300-400 euro. Quindi non costava poco. In effetti, devo dire, non ha avuto un grande successo, però guardate questa bellezza. Esiste solo versione nera laccata, ok? Non ha il esposimetro, però questo otturatore Copal arriva fino a un ottavo di secondo, ok? E messa a fuoco manuale,
arriva fino a 60 centimetri, però c'è una apposizione a 2 metri oppure 5 metri per insegnare iperfocare, captare in iperfocare. Questa è una grande invenzione di Maitani e che, guardate, come anche tutte le penne, avanzamento pellicola, cioè questo qui che fa avanzamento, ma direttamente, anzi di avere leva di avanzamento, si avanza direttamente su, cioè agisce direttamente su questo perno, ok? Quindi un risparmio di pezzi, un sproposito, perché bastano 2 pezzi e per arrivare a fare questo, anziché 50-60 pezzi, ingranaggi o questo o quell'altro, per fare leva di avanzamento. Perché Maitani, cioè idea di Maitani, era mettere obiettivo di alta qualità, altissima qualità, perché Maitani era anche studente del liceo, utilizzava Leica e quindi era abituato, anzi appassionato di Leica per la sua loro qualità ottica molto elevata, quindi anche penna quasi dedicate, cioè tutti i modelli dedicati quasi alle donne, no? Delle persone che non ha grande conoscenza, però quindi maggior ragione aveva bisogno di montare obiettivo di alta qualità. Questo 35 mm equivalente f2.8 e 5 lenti, questo comunque crea una qualità di immagine straordinaria, inimmaginabile, perché non snobbate, beh sì, cioè un mezzo formato, il pen, cioè economica, no, cioè guardate che riesce a creare una qualità di immagine veramente pazzesca. Ovvio che se andiamo a 42 mm 1.7 e un obiettivo così sul 24x36 ha qualcosa in più, riesce a fare anche una tridimensionalità con lo sfocato, mentre questo è penna. Cos'è penna? Penna, cioè scrivere, cioè Olympus Pen, scrivere che cosa? Scrivere la tua vita, la tua pagina di ogni momento della tua vita, pen V doppia, bene, ok. Ho deciso questo inverno, cioè porto questa macchina fotografica Olympus Pen Watanabe in Giappone e quindi questo, cioè guardate, cioè quanto è piccola questa pellicola, guardate, cioè questa è grandezza di pellicola, no? Ok, che mettiamo qua e chiudiamo, cioè una macchina fotografica veramente tascabile. Tra l'altro io ho anche un Ricoh GR che è più o meno così grande, no? Cioè grande così, mamma che gioia, mamma che gioia, cioè quindi con questa macchina fotografica farò un diciamo street non, cioè proprio faccio le fotografie in strada in questo senso, no? Il memorizzare, allora confesso una cosa molto interessante, perché qualche volta ho scritto anche un piccolo anche articolo. Allora io vivo in Italia da ormai 40 anni che vivo in Italia, quindi quando vado in Giappone è vero che io vivo presente, ma spesso volentieri, cioè la mia mente fa un viaggio nel tempo, quindi vado a comunque scavare i ricordi di 40-50 anni fa. In effetti andando nel mio paese dove sono cresciuto, cioè le strade, montagne, le spiagge, cioè queste linee, non è cambiato niente. In effetti 40 anni cosa vuole che sia, no? Per la natura.
non è cambiato niente. E quindi io cammino, camminando, cioè mi vengono in mente dei ricordi di quel giorno che, non so, andavo a scuola media, andavo in bici, cioè pensavo, gioivo, no? Cioè, e quelle conversazioni, quelle parole che ho scambiato con gli amici, che mi vengono in mente camminando quella strada. Allora, il mio pensiero, quel momento, sto rivivendo, cioè, roba di 50 anni fa. Mi piacerebbe anche registrare come fotografia quel ricordo, che sicuramente nessuno potrà vedere da quella immagine che avevo, cioè quelle conversazioni e con i miei amici. No, no, solo io potrò anche, cioè, rivedere e pensare, sentire. Pensate, quando avevamo tipo 15 anni, cioè, mio amico che mi dice: senti, hai tempo magari questa sera, perché devo parlare, cioè una cosa che io non so come gestire, no? C'è questo problema. Allora, cosa facevamo? Bene, ok, allora ci vediamo quella spiaggia lì. Andavamo sempre in una spiaggia, non so perché. Il rumore, quella, diciamo, regolare quel ritmo di il, acqua che sale e scende del mare, probabilmente ci dava come una culla di, cioè ci faceva rilassare forse, ma questo tipo di discorso, conversazione importante, facevamo sul mare, andavamo al mare. E cioè, magari era, cioè, era innamorato di qualche ragazza, no? Cioè, andavamo al mare e mi confessava, o io dicevo: no, cioè, guarda, forse è meglio che tu parli direttamente. O, cioè, magari io stesso confessavo qualcosa. Bene, cioè, questo è quello che mi piacerebbe fotografare. Una cosa molto personale, viene bene, non viene bene, probabilmente non ha nemmeno nessuna importanza che venga bene o no, ma importante, io ci provo e rivivo e scrivo. Bene, ho scelto questa macchina Olympus Pen Wide. Buona giornata e buon Natale. Thank you.